Sì, è un grande evento che per il quinto anno porta a Barletta un appuntamento internazionale, quindi proietta la nostra città non solo dal punto di vista locale, ma in tutto il mondo. 5 anni di successi, io ricordo la prima edizione al Teatro Curci e adesso è cresciuta ancora di più, ospite di un grande luogo come il Castello di Barletta e proietta la nostra città parlando di temi importanti con importanti relatori. Quanto sta crescendo il turismo rispetto al Fossato di Barletta e al Castello di Barletta, anche grazie al TEDx? Il TEDx è uno degli appuntamenti di questa estate 2023. Negli anni è stato un punto di riferimento per chi amava il dibattito, il confronto del TEDx. Quest'anno si inserisce in un programma che vede anche grandi eventi come concerti, come manifestazioni, quelle degli ultimi giorni e quelli che verranno. Al centro c'è il castello e nell'idea della città la promozione a far venire la nostra città sempre più turisti e a far innamorare sempre di più i barlettani della propria città. Anche la Regione Puglia c'è, ha dato il suo sostegno, il suo supporto a questa splendida iniziativa che giunge alla quinta edizione, il TEDx Barletta. E non poteva essere diversamente, visto che grazie a questi eventi culturali Regione Puglia riesce ad avere sul proprio territorio tanti turisti. La provincia BAT purtroppo sconta un po' i numeri non certo favorevoli come le altre province e noi stiamo cercando di supportare soprattutto questa provincia facendo vari eventi. Ultimamente c'è stato l'RDS Summer Festival, ma questo evento in maniera particolare ci stava a cuore proprio perché qualifica l'offerta culturale e permette di far conoscere Barletta, la BAT e la Puglia in tutto il mondo.